Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare l'asinello in modo da completare così la natività e poi andremo a fare anche il bue e gli altri personaggi. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa dell'asinello vado ad utilizzare un uncinetto 2 mm e un filato numero 8 e faccio un anello magico col filato color carne di 6 maglie, stringo l'anello e poi faccio un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri, 12 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato con quello grigio e andiamo a fare 6 aumenti nelle prime 6 maglie. Quindi 1, 2 nella stessa maglia, 3, 4 nella stessa maglia, 5 e 6 nella stessa maglia, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12 con l'aumento. Proseguiamo il giro lavorando le maglie normalmente, in totale saranno 18 maglie con gli aumenti che abbiamo fatto qui. Quindi proseguiamo con la lavorazione delle maglie normalmente, in totale 18 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Riempiamo con lavatta sintetica e facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo poi con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminato il giro possiamo andare a staccare il filo e poi andiamo a dare un po' la forma alla testa. Per il corpo, con il filato grigio, facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Ora andiamo a fare 6 aumenti nelle prime 6 maglie, in totale saranno poi 24 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 2 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo le 20 maglie per altri 4 giri. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie e riempiamo con lavatta sintetica. Dopo aver riempito bene andiamo a dare un po' la forma tirando un pochino il collo così, questa parte più sottile sarà il collo, questa parte qui sarà il corpo. E poi andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo così, poi andiamo a nascondere all'interno e diamo un po' la forma al nostro asinello. Cerchiamo di tirare su il collo, che poi andremo a cucire alla testa. Poi dobbiamo fare le zampe anteriori che andremo a piegare in questo modo qui e quelle posteriori che andremo a cucire dietro. Per la zampa davanti andiamo a fare con il filato grigio un anello magico di 6 maglie, poi andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia saranno 9 maglie lavorate. Lavoriamo le 9 maglie per altri 13 giri. Terminati i giri, andiamo poi a fare un giro di 9 maglie con il filato nero e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e poi andremo a nascondere il filo all'interno.
Non riempite troppo perché poi andremo a piegare in questo modo. Quindi cerca di non riempire troppo. Per la zampa posteriore avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia, un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri, 18 maglie basse. Una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 9 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 9 maglie basse. Ora, come abbiamo fatto con la zampa davanti, andiamo a prendere il filo nero e andiamo a fare un giro di 9 maglie, con questo filato e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Per le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un altro giro di 6 maglie basse. 3 aumenti nelle prime 3 maglie, in tutto saranno 9 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri, 9 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Poi andremo a cucire questa parte e la andiamo a stringere leggermente, queste saranno le orecchie. E dopo aver terminato tutti i pezzi, possiamo far uscire il filo da dietro la testa, andiamo ad aggiungere gli occhietti, li possiamo anche ricamare volendo con un po' di filo nero e dobbiamo applicare la testa qui. Andiamo a cucire la testa alla base del corpo, la parte qui, non quella finale, ma questa iniziale. Andiamo qui e andiamo a cucire. Possiamo fermare sempre prima con gli spilli in modo che non si sposti. Durante la cucitura la teniamo ben ferma in questo modo. E dopo aver fermato bene la testa, dobbiamo andare a prendere sia la parte della testa che del corpo e andarla a cucire in modo da bloccare il filo in questo modo. Andiamo a cucire prendendo tutte e due le parti così e poi ripassiamo per rinforzare bene. Poi con ago e filo andiamo a bloccare prima la parte di sotto, quindi cuciamo questa parte qui dell'orecchio e poi andremo a stringere un pochino così, cuciamo e poi andiamo a cucire al lato della testa. Speriamo sempre con gli spilli e poi andiamo a cucire. Con ago e filo poi andiamo a bloccare la parte qui dove abbiamo lasciato in modo che non si sfili. Andiamo a farlo rientrare un attimino. Poi stacchiamo il filo e con il filo grigio andiamo a cucire dietro la zampa. In questo modo mettiamo seduto e dobbiamo cucire intorno qui. Mentre la zampa davanti la dobbiamo prima applicare in questo modo qui, cuciamo questa parte intorno e poi andiamo a piegare sul davanti e andiamo a cucire anche un pochino qui in modo che si tenga ben ferma. Se poi mettete un po' di filo di ferro non c'è bisogno di cucire anche la base di sotto. Se invece non mettete filo di ferro andate a cucire sia qui che lateralmente in modo che si tenga ferma la gamba e sia qui e sotto in modo che si tenga piegata. Se invece utilizzate il filo di ferro all'interno non ci sarà bisogno. Potete inserire anche un po' di filo di ferro all'interno del collo. Se invece avete riempito bene e siete riusciti a farlo tenere così, non ci sarà bisogno. Andate a mettere allo stesso modo anche le zampe dall'altro lato. Quindi questa dietro andrà piegata così soltanto e cucita. Questa qui davanti andrà piegata sotto, quindi pieghiamo questa parte qui in modo che si tenga ferma così. Quando andate a posizionare le altre zampe dall'altro lato, fate in modo che si regga, quindi mettetela alla stessa altezza in modo che possa stare ben seduto così.
Volendo possiamo fare anche una piccola coperta e realizzare poi le taschine qui lateralmente. Io ho fatto 10 catenelle e poi ho lavorato 10 maglie basse per 20 giri. Ho staccato poi il filo e vado a cucire lateralmente, piegandole un pochettino qui verso la base, la vado a piegare così, vado a creare una piccola tasca. Vado a fare la stessa cucitura anche dall'altro lato. E blocco in questo modo. Faccio la cucitura anche qui, piego anche da quest'altra parte la stessa altezza e poi vado ad applicare così sul mio asinello in modo da realizzare così una piccola copertina. E poi con lo stesso filo andiamo a bloccare sul corpo cucendo intorno. Andate a tirare un po' leggermente il collo e dare un po' la forma e anche le zampe le andate a sistemare bene e poi dobbiamo fare la criniera e la coda. Per la criniera vado a avvolgere un po' di filo intorno a due dita e poi vado a bloccare la parte centrale. Una volta che ho bloccato la parte centrale posso andare a tagliare e a cucire sulla testa. Poi vado a tagliare qui dietro e la vado ad applicare così. Una volta che ho tagliato sopra e sotto, con ago e filo la vado a fermare sulla testa. E poi vado a tagliare un po' l'eccesso dei fili. Per la coda, con lo stesso filato di lana che ho utilizzato per la criniera, vado a fare la coda, vado a fare una catenella di 8 maglie e poi vado a sfilare la parte iniziale, lasciato un pochino di filo in più, e ora vado a cucire dietro. Per le briglie con il filato marrone sempre di lana e un uncinetto numero 3 vado a fare una catenella di 14 maglie, chiudo ad anello la mia catenella e poi vado a fare un'altra catenella lunga abbastanza da circondare tutta la il viso di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lavorate le 20 maglie, vado a fare il giro e mi vado ad agganciare qui. Poi vado a fare un'altra catenella in modo da realizzare così le briglie finali. Questa vado a circondare il viso, poi vedete un po' voi la misura che serve. Io ne ho fatto di queste catenelle, vado a fare poi un'altra più lunga dopo essermi attaccata a questa. Quindi vado a chiudere questa parte qui, la vado a chiudere con una maglia bassissima, quindi mi collego dall'altro lato, la stessa distanza, e poi vado a fare quella più lunga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Stacco qui, allora sono 28 maglie e mi vado ad agganciare dall'altro lato alla stessa altezza qui. Sempre con una maglia bassissima e posso staccare il filo. E ora possiamo andare ad inserirlo. Quindi posizioniamo così, sistemiamo prima la briglia dietro, quella più lunga, poi andiamo ad agganciare sul muso, così, e dietro le orecchie.
gli occhietti, poi andremo ad incollarli. E possiamo ora bloccare i fili in questo modo. E con il filo che abbiamo lasciato andiamo a bloccare bene tutta la le briglie sulla testa e intorno al musetto. Ed ecco la mia versione dell'asinello anche terminata, in modo da poter così completare la natività. Andremo a fare anche il bue e gli altri personaggi. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao!